incominciò così il più bello slalom parallelo dello sport italiano. La storia sincronizzata di due italiani speciali. Nel 1935 nasce una stella. Si capirà immediatamente che è stella di primissimo piano. Gino Bartali entra come un fulmine a cielo sereno nel piccolo grande mondo della bicicletta. Vince ed è subito l'uomo di ferro. Già, perché questo appellativo? Perché il toscano era capace di imprese eccezionali, sia che ci fosse il sole a picco, sia che il tempo fosse dei più inclementi. Mai stanco, sempre pronto alla lotta. Quando gli capitava di avere male alle gambe diceva: se fanno male a me, fanno male anche agli altri. E via nella mischia con l'ardore del ragazzino. Mattatore in salita, il suo modo di correre in montagna creò problemi a tutti. Scattava ripetutamente, allo scopo di logorare anche i più ostinati rivali. Ne soffrirà tremendamente anche Coppi. Già campione d'Italia nel 35, vince il Giro e il Lombardia nel 36. Nel 37 ancora campione d'Italia e trionfatore nel Giro. Solo una terrificante caduta al Tour gli nega la storica accoppiata. Nel 38 torna al Tour e stavolta lo stravince. Dominatore sui Pirenei, costruisce il suo capolavoro sulle Alpi. Lungo le svolte tremende dell'Isoar straccia tutti e conquista quella maglia gialla che saprà portare sino al Parco dei Principi, regalando ai nostri colori il terzo tour dopo quelli di Bottecchia e iniziando così la costruzione di un mito. Poi la guerra. Coppi, dopo il record dell'ora, viene inviato in Tunisia, dove sarà prigioniero degli inglesi. Bartali presta il servizio militare in Italia. Scoppia la pace. Divampa la battaglia fra Bartali e Coppi sulle strade di tutta Europa. Bartali ha ragione quando dice che negli anni in cui sarebbe stato in grado di ottenere risultati eccezionali anche all'estero, non ha potuto correre per la guerra.